Salve a tutti! Ciao! Oggi mangiamo il sushi, ma quello che abbiamo comprato in Italia dal supermercato. Sempre Yuri in Italia, siamo qui a casa mia, questo è il sushi. Lì c'è Miwa, questa è casa mia. E siamo andati a comprare il sushi in una famosa catena di supermercati di cui non diremo il nome, però magari qualcuno potrebbe riconoscere le scatoline. E oggi Yuri, come lei che fa tutto quanto in questa serie qua, mangia il sushi per voi e ci dice com'è. Ok, anch'io lo mangio nel frattempo. Di quella cosa che ci ha colpito, per cui io dico sempre che in Giappone che cosa c'era principalmente di pesce? Salmone. Solo salmone, esatto. Infatti questo anche qui vedete, solo salmone. C'è queste gambero in realtà e questo qua è uguale salmone. Cioè in Italia il sushi è solo salmone, mentre in Giappone il salmone non mangiamo mai. Ma a me piace. Sì, però non è che si mangia così tanto nel sushi. Ci sono altri pesci. Oggi invece che cosa mangiamo? Qui sarà, questo è salmone, questo è gambero, questo presuppongo sia tonno. Poi questi sono uramaki. Questo qui che c'è qui dentro secondo te? In questo qua? Salmone. Vabbè, vediamo. Tamagoyaki. Avocado. Avocado. Questo va bene, dai. E adesso passiamo a mangiare, vai. Mangia. Eh sì, devi mangiare te. Salsa di soia nel portacenere, perché non ci abbiamo. Questo sì, è tipo un portacenere. Anche qua a me. Itadakimasu. Vai. Quale scelgo? Mangia quello che vuoi. Oishiso? Sembra buono, ha detto. Andiamo sul salmone. Già, sì, questo salmone. Salmone è sempre buono per forza. Era già una cosa che non va bene. Comunque, abbiamo già notato che era molto freddo, vero? Era troppo freddo. Vai. Non fare la giapponese, ti fa schifo dirlo, No, buono. Salmone buono, ma abbiamo anche gli edamame tra l'altro. Senza wasabi. Senza wasabi? Prendo anch'io, anche se non mi inquadro oggi. Ma un po' duro il riso. Sì, me. Si vede subito, sì. Un po' duro il riso, no? Io do questo sushi di tamago a Miwa. A Miwa? Miwa invece mangia anche la pasta col pomodoro. Ti piace la pasta col pomodoro? Sì. Tanto? Quanto? Tanto. Brava. Passiamo a un altro sushi. Allora, questo qui sicuramente sembra... è buono, sì, questo sì, è buono, sì, questo sì. È buono sicuro, sì. È avocado con salmone. Qual è questo qui? Questo. Questo modello qua, ok. Sento anch'io. No? Pensavi meglio? Però, è strano. No. C'è Philadelphia dentro, mi sa. Passiamo a questo? Questo è un pezzo di salmone, credo. Petto di salmone cotto, ma non è che male. Sì, ma non è neanche un granché. Ma non è male. Questo qua che sarà dentro? Gamberetto? Questo col gambero, credo. Mangia, tendore, questo qui? Sì. C'è anche la maionese, credo, prendi. Questo è strano. Sari. Può darsi? Mamma mia. Questo è un po' strano. Questo è strano, sì. Con i gamberi e... in questo di carne. Sì, c'è un po' di, c'è una spezia dentro qualcosa, sì. Assaggiamo uno di questi. Questo era gamberetto, era, se non sbaglio, no? No. Questi fanno schifo. È strano, è fatto male. No, questo io non lo mangio. No. No, è strano, dai, cioè l'alga è diventata tutt'uno col riso, è tutto un pezzo. No. No, questo qui no, per niente. Non sembra differenza, cioè, tutti questi. Tutti uguali, sì. Uguali, ma questo però fa schifo particolarmente. Quando poi vengono in Giappone che dicono che non gli piace l'alga, ci credo, perché se questo qua è sushi, cioè osomaki così, questo. Proviamo questo qua, sentiamo un po' com'è. Vediamo, ma c'ho paura a mangiarlo questo. Fatto è fatto bene, però. Sentiamo un po'. Ma questo ciando non so cosa. Cavolo. No, quell'altro. Mango. Mango? È mango. Mango lo so? Un po' da. Mamma. Mango è tutto. Un po' strano, Ma con mango è da meglio se non si mette. Sono usciti viaggi, i viaggi di primavera di 2019. Sì. E, i posti sono sempre pochi e sono quasi finiti tra l'altro, quindi che devono quindi, fare? Quindi se volete venire in Giappone per vedere Ciliegie Ciliegie, no?
sbrigatevi per iscrivervi. Dove trovano tutte le informazioni? Sotto. Sotto? Dove? Sotto il video, sotto in descrizione. Video. Passiamo a questo? Io non ho più fame già. Neanche io. Vedi, questo qua è sushi enorme che riempie un sacco, riempie. Non è come il sushi in Giappone, c'è una valanga di riso. Mangia questo? Ma mangia solo il pesce nel mezzo. Che ne pensi? Per me piace tutto questo di qui. Questo qui? Ok, andiamo avanti. Io a me è preferito quello. Questo qui di ora? Sentirei solo il pesce, guarda, perché il riso è veramente tanto. Che ne pensi? Boh. Non lo so, io non ce la faccio. Mamma mia. Che vorrebbe anche. Vabbè, questo qui è il pesce buono. Mangia questo qui, vai. Tonno. Maguro. Vediamo. Ma vedi quanto è grosso il riso? Ma te muori. Sì, ma troppo riso, vedi, è tutto pressato così. Strano, vero? Non è strano, però non si sente la differenza dei pesci. Tutto uguale, è colpa del riso. Per esempio, io ho mangiato solamente il tonno là sopra. Anche il tonno non è buono. Sembra tutto uguale, no? Dai, però mi passi l'acqua. Per mangiare sushi in Italia. Sì, però se poi vengono in Giappone, ma a me non piace questo qui, per esempio. Ma cioè, a me non è che mi è piaciuto tanto questo sushi qua. Io mangerò questa fetta di salmone. Il salmone è sempre buono. Cioè, per esempio, ora ho mangiato solo il salmone che era qui sopra. Però, boh, mi sembrava, non mi sembrava neanche salmone. Non lo so, ma è strano, il sapore è strano. La differenza di ingredienti, tipo dei pesci, non si sente. Sembra tutto uguale. Strano. Sentiamo questo qui? Non è che però, non è che ho detto cattivo. Sentiamo questo che c'è qui dentro. Forse è uno come quelli di prima. No, c'è anche la maionese, vero? Mi sa. Ah, so come. Ce l'ho vista. Settoriolo, salmone. Troppo riso. Ti piace? Questo che è, scusa? Questa roba che è qui dentro. Ah, non lo so. Ma assaggia. Non ho idea di che sia. Che è arancio. Mango? Essiccato? Mi sta piacendo questo mango, forse. Quello è? Con questo... Al posto di zenzero, no? È in Giappone, quando si mangia il sushi, si mangia con lo zenzero dolce, acido. Anche mango fa effetto di dolce e acido, no? Sì, ma ci sta bene secondo te qui? Mi sta piacendo. Va bene, beh, sei strana. Abbiamo anche la zuppa di miso, assaggiala. Già, devo dire che la zuppa di miso, io che l'ho già assaggiata, è forse la cosa migliore di tutto quanto. Questo miso sembra più vicino a quello di zuppa di ramen, no? Miso ramen. Quello di miso ramen, dici? Vabbè, siamo alla fine. Questo qui è edamame, assaggialo. Edamame, assaggiamo gli edamame. Non sono surgelati, Ah, ma buono. Buono? L'ho mangiato anch'io prima, non mi sembrava male. Passiamo ai voti, questo secondo me è il peggiore. Mangiamo ancora. Non sento cosa c'è dentro. Appunto, quindi voto per me 4 questo. Ma questo voto è in 5 oppure di 10? No, su 10. Anzi, 5? 5, ok, io 4 invece. Questo qua invece, questo piatto grosso, quanto gli dai? Sempre da 1 a 10, Mi è piaciuto soprattutto questa presentazione. Sì, vabbè, però te devi dare cosa al gusto, no? La presentazione. Non è quattro ristoranti di Borghese che c'è la location, le cose. È il menù. No, te devi dire com'era, se era buono, no? Da 1 a 10, no? Come si presenta. Si presentava effettivamente non male, tutto, questo tutto, non è che si presentava male, in effetti. Sì, però questo ho dato 5, però. Questo ho dato 5. Io 4. Voglio fare cosa. Questo qua non è da 6, dai, non puoi. Sì, secondo te 6? No. A me lo sarà che non avevo tantissima fame, però. Cioè, qualcuno non era neanche male, però. Questo qui non lo so, questo qui 5. A parte sta roba, guardare a parte che ancora faccio fatica a. A me è piaciuto prendere. Ti è piaciuto? Ma a te ti piace tutto, cavolo. Te. Quanto gli dai a questo? Ancora mangi? 5 anche te, qui ci troviamo d'accordo. Vabbè, comunque complessivamente questo sushi in Italia ti è piaciuto? Ma non lo so. Devi dire sì se o no? Se non trovo, no. Se sto in Italia per tempo lungo, prenderei
volentieri. Mm. No? Comunque la cosa peggiore di questo sushi è effettivamente il riso. È tutto, va bene, no, sta tutto, troppo no. Insieme, tutto attaccato. Ma no, sì, un po' schiacciato troppo. Un po' troppo schiacciato, sì. Va bene. Però non è male. Ma ti piace tutto, cavolo. Cioè, io non ho capito. Tutto mangi. Va bene, siamo alla fine di questo video. Fai te. Il video è il tuo, a me non mi si vede. Condividete, mettete mi piace. Poi? Iscrivetevi al canale. Poi? Poi. Iscrivetevi anche al Bian. Ciao. Mm-hmm. Il sito è www.tontache.it. Instagram. Poi? Basta. Ci vediamo al prossimo video. Dal Giappone. Ok. Ciao ciao. Ciao ciao.